Devo aggiungere una considerazione sul limite superiore di banda, che è la seguente. Ora, noi abbiamo fatto il calcolo di alcuni limiti superiori di banda e, se avete notato, dipendevano dalle capacità interne del transistore. Quindi, dove sono i gradi di libertà che abbiamo? No? Possiamo scegliere la configurazione dell'amplificatore. Però una volta scelta la configurazione dell'amplificatore, le capacità interne sono fissate, dipendono dal punto di riposo, le resistenze viste dipendono da delle resistenze che abbiamo già scelto. Quindi di fatto il limite inferiore di banda noi lo calcoliamo, non è che abbiamo modo di imporlo. La scelta vera la facciamo quando scegliamo lo stadio. Però una volta scelto lo stadio, scelte le resistenze di polarizzazione, carico generatore, di fatto il limite superiore di banda ce lo troviamo. Ora, in realtà fa comodo poterlo aggiustare, perché ci sa che sia diverso da quello richiesto delle specifiche, dobbiamo avere qualche grado di libertà per fissare il valore. Allora, in realtà il ragionamento che possiamo fare è piuttosto semplice a questo stadio ed è questo. Se facciamo il calcolo, supponiamo che ci venga un limite superiore di banda, lo chiamo con l'asterisco, che è determinato dalle capacità che ho già nel circuito e dalle resistenze viste che non scelgo io. Ok? Questo è il limite superiore di banda che noi troviamo. Se vogliamo avere un limite superiore di banda diverso, ma minore, no? Per esempio, vogliamo da specifiche un certo valore di omega h minore di quello che avevamo calcolato prima. Beh, allora non è difficile da fare, perché cosa dobbiamo fare? E non dobbiamo fare altro che prendere una capacità nuova e semplicemente inserirla nel circuito. Se inseriamo una capacità nuova nel circuito, di fatto modifichiamo il limite superiore di banda in questo modo, cioè dove l'ultimo termine, avendo una capacità in più, al denominatore c'è un altro termine corrispondente a quella capacità per la resistenza vista da quella capacità con tutte le altre aperte. Quindi, siccome la capacità nuova la scegliamo noi, la posizioniamo noi, di conseguenza ricaviamo una resistenza vista, ma su questo termine abbiamo ampia libertà. Si vede bene, no, che 1 su omega h è uguale a questo denominatore e il primo pezzo del denominatore è 1 su omega h star. E il secondo pezzo è proprio il termine in più aggiuntivo. Quindi io da questo facilmente ricavo quale valore mi ci vuole, cioè il valore della capacità che devo inserire per ottenere il nuovo limite superiore di banda sarà uguale a 1 sulla resistenza vista che funziona nella posizione in cui metto la capacità per 1 su omega h meno 1 su omega h star. Va bene? Quindi questa è prima osservazione, posso ridurre omega h scegliendo, no, come, non scegliendo, diciamo, aggiungendo una capacità ci sta opportuna. Questa è la prima osservazione. Ok, poi la seconda osservazione è che, visto che da questa considerazione posso mettere da dove mi pare la capacità nuova, non cambia niente. Dovunque la metta, vale questa relazione. Allora, cosa mi conviene? Avendo libertà, mi conviene scegliere la cosa più vantaggiosa, no? E cosa mi conviene? Mi conviene scegliere due nodi tra cui vedo una resistenza molto alta, perché più è alta la resistenza che vedo, più è piccola la capacità che devo mettere. Allora, il costo di una capacità è proporzionale al valore, quindi di fatto io devo aggiungere, mi conviene
posizionare, inserire C star tra due nodi che vedono una R star alta. In questo modo, a parità di risultato, posso usare una capacità più piccola. A parità di risultato posso usare C minore. Ok? Va bene, questo diciamo ragionamento conclude il discorso prima sul limite superiore di Vano. Vedete, funziona soltanto in un verso, no? Posso soltanto ridurlo omega h, non posso aumentarlo, per costruzione si vede che non c'è possibilità, quindi per esempio dal punto di vista della progettazione mi conviene mettermi, come dire, in sicurezza, cioè partire, fare le scelte in modo tale che mi venga un limite superiore di banda più alto di quello che mi serve e poi abbassarlo alla fine, tanto abbassarlo, come dire, si fa sempre in tempo. Ok, stacco.